vinto Rudy Garcia un po' a cambiare quelle che erano le gerarchie in casa Roma, dandogli spesso spazio, molto più spesso rispetto a quanto non era accaduto nella prima stagione romanista. Sul pallone in intervento Avelar, riparte l'azione del Cagliari, si fa sentire il Santelia, Mpoku, il taglio di Chop, è troppo lungo il tocco di Mpoku. Astori interviene, poi un rimpallo, sta per favorire sì, la profondità, andare ad attaccarla, crossare come detto te, dal punto di vista tecnico, cross forte su una palla difficile, poi anche Paredes, un gol di pregevole fattura, forse perché ci avrebbe potuto fare forse qualcosina di più se si è allungato con... Perde il pallone, riparte l'Empoli, attenzione a tutto il piede della squadra toscana, è partito Mario Rui, davanti si muove Michelizze. Mario Rui, il sinistro a cercare Michelizze, in vantaggio a Astori, lo presta Michelizze, se la cava bene l'ex difensore del Cagliari. Entra del campo Liaic, poi accelera, Maresca è molto bravo a contenerlo senza commettere fallo. Rigoni, Morganella, lo sguardo a Dybala che si muove in verticale, palla lunga ma Dybala ci arriva con la sua velocità, poi sfida Astori. In qualche modo Astori riesce a contenere l'attaccante argentino. Maresca ha giocato 90 minuti solo in un'occasione in questo campionato. Vedremo se riuscirà a chiudere questa partita, qui ancora una volta è risultato molto prezioso per la sua squadra. Giocatori e copre il campo in ampiezza e profondità. Calcio di punizione affidato a Totti, movimento di Astori, di testa Astori, traversa, poi la prende e la portiere, attenzione. Cosso l'indietro, attenzione perché di là è partito Murru, Eriksson scende di lasciare a Astori, che torna qui a destra con questo lancio molto profondo, bello però il tiro al volo anche di Kossu, i barbo di testa, Tavanelli in controtempo, bella azione del Cagliari. Bella sì, intanto il ritorno di Guana e soprattutto... Pensiamo a un giocatore come Higuain anche per come si predispone in campo. Il lancio lungo di Fernandez a cercare Pandev, la chiusura della difesa del Cagliari, adesso prova a ripartire la squadra sarda, non ci riesce perché Mare Kamsic va in pressione, arriva Mertens, Hamsik, possibilità per Mertens che sta per calciare, ancora Mertens, salva tutto De Sena, non è finita, ancora il Napoli che attacca, grande azione della squadra partenopea, dentro per Pandev, grande salvataggio di Silvestri, due volte Silvestri, il pallone non entra, Pandev prova a girarlo in rete, incredibile. È successo di tutto, veramente, che in area di rigore ci sono stati anche dei triangoli pronto per arrivare di Benitez. Iller, Hamsik, Gemaili, subito Pandev, di prima ha cercato Hamsik, l'idea era buona ma altrettanto la copertura da parte di Astori. Prova a uscire il Cagliari adesso, un po' in difficoltà. Di Sena apre dalle parti di Murru, i barbo fanno su di lui. Mano, la posizione di Gilardino giudicata ovviamente non condizionante il movimento di Avramov e poi è iniziata una seconda azione sulla quale De Maio è stato il più rapido e anche il più abile a intercettare il pallone, portarselo avanti e concludere. Adesso Sculli deve ripiegare all'indietro, si di De Maio che ci mette il fisico, protesta i barbo, palla per Gilardino, controllo di Gilardino sull'uscita di Avramov, rimedia Astori, ancora Sculli dentro per Antonelli e questa volta è De Sena che molto, mette la palla in angolo. Molto bravo. Ora per ripartire e colpire. Antei. Dentro per Zazza, è uscito qui Astori, ancora Zazza. Astori se la cava bene. Ibrahimi per Eriksson. L'aggancio di Eriksson che poi rigore. Ariau, Dantei, tutti sui giocatori del Sassuolo, quelli del Cagliari che però rimangono abbastanza alti per non farsi schiacciare. Colpo di testa di Conti ma all'indietro, poi Floro Flores, pallone dentro, c'è l'anticipo in calcio d'angolo da parte di Rossettini che poi rimane a terra. C'è anche Astori, forse l'ha toccata per ultimo lui, rivediamo qui Floro Flores. Il numero 9. Acqua fresca, trova Bianchi, Astori poi è più reattivo. Recupera il pallone. Avramov continua a pressare Bianchi. Avramov gioca ancora con Astori. Sorensen, pubblico esulta per la notizia del gol dell'Udinese. Renan Zole che si fa vedere, in fresco appena entrato. Parte Renan con Zole Carimorchio. Fa sull'esterno Renan. Raddoppiato, non c'è fallo, si gioca. Poi il fallo è di Renan. Cáceres, Lichtsteiner di prima, Llorente, il movimento in verticale di Vidal, gran palla, Vidal sul fondo, Vidal può mettere il cross, guadagna il calcio d'angolo la Juve su questa bella giocata, Llorente, Vidal, bravissimo, Dainelli,
Non ci sono tette, lui rimane io boh, Zalone. Sesto. La gatta story. Sì, per vettata l'abda sesto. A stare ci un success to the hashtag anche le tastori. Oh, jatti, questa è una cuta che ha assistenza in NEM. Metto a B. Gabri Gemai l'ha messo fuori, arriva l'intervento da parte di Insigne, volevano il gioco pericoloso dei tifosi del Cagliari, ma si gioca, palla controllata da parte di Pisano, buon inizio di gara, molto brillante il Cagliari, palla larga da parte di Nainggolan che va a cercare Astori, viene lasciato rimbalzare il pallone da Maggio che sbaglia tutto, e allora Astori con tocco dentro sinistro, piazzato, 1-0 Cagliari, Nene, secondo gol in campionato dopo quello col Milan della seconda giornata. Tante conclusioni da fuori dall'area. Rinvio di Perin, Gilardino lotta con Astori che alla fine fa la meglio, Pinia prova a mettere giù, ci riesce, il cross dell'attaccante cileno dall'altra parte sbuca Kossu. Tocco di Avramov che fa subito ripartire l'azione dei suoi, mancano 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo ma ci sarà almeno 1 minuto di recupero per il cambio di Nenè per Ibarbo in apertura di partita. Palla recuperata dal Cagliari per un istante, vedete le palle recuperate, 13 dal Cagliari, 11 dal Sassuolo. Le palle difese poi ripartenze con Immobile, con Cerci ora. Immobile, Cerci ancora che si impegna, bella lettura qui della difesa con Astori. E poi rilancio lungo. Per lo scatto di Sau, in spaccata ci arriva Vives. Sia per Pjanic. Quasi il pallone del Bosniaco sono andati da Maicon. Qui va a cercare Gervinho che parte in velocità ma è sfortunato nel rimpallo. Tocca per ultimo, rimessa dal fondo per Vlada. Soprattutto Di Pioli, un po' più silenzioso Lopez, di cui mi piace molto la plomba. Piniglia riesce a girarsi. Attaccato da Green, finisce giù, bravo, secondo bravo, non c'è nulla. Esatto, bravo, questa è una furbizia, c'ha protezioni. Piniglia riesce a girarsi ma non a superare Garic. Green, l'apertura su Kone, alle sue spalle spunta Astori, strappa il pallone, lancia lungo per l'inserimento di Brahimi, in qualche modo anticipa Natali, palla sull'esterno della rete, l'ultimo a toccare è stato il giocatore Garic per Cristaldo, fermato da Rossettini, la sponda di Kossu per Nainggolan, qualche metro indietro del belga, poi trova Ibrahimi, il calcetto di Garic è sul attenzione, piede dell'avversario. Terminare in questa partita. Mudingai va in verticale a cercare Djuric, bell'anticipo di Astori, Nainggolan riceve Gervinho, sale di Aic. Si avvicina il quarto d'ora di gioco, sempre 0-0, equilibrio tra Cagliari e Roma. Avanza Rossettini, cerca Chop, in vantaggio Astori con il corpo, l'esperienza, Davide Astori lascia sfilare questo pallone, va bene João Pedro, ha aperto per Donsa, tocco a cercare ancora João Pedro, in vantaggio Astori, elegante qui nella finta, a servire poi Nainggolan, la pressione di Conte funziona, recuperato Chop, lancio lungo di Rossettini, c'è lo scatto in profondità da parte di Gunther.